Il concept della Yonsei è l'edera, come potete vedere. Questo è il cinema. In questo momento stanno facendo Call Me By Your Name. Ho chiesto a Rossella di portarmi da Angel Dio Coffee. Grazie. Sembra un po' una bestemmia, Dio Coffee. Cioè, ma si fa lezione qui dentro, mi stai dicendo? Sì, Ma guarda, che te lo figa... spiego. Allora, io non voglio incominciare tutti i video con un monologo sui miei capelli, però oggi i miei capelli sono così, esattamente così, ve l'ho detto, lo sapete, per favore non bullizzatemi nei commenti, grazie. Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Siamo qui con Rossella, Ciao anche oggi belli. in qualità di esperta, perché dovete sapere che non solo Rossella è napoletana, ma è anche laureata. Strano, vero? Basta le parolacce che me lo demonetizzano. Cavolo. Brava. Perché oggi cosa andiamo a fare? Andiamo a farvi mostrare. Ecco, si vede che non ho una laurea. Tu non sei laureata. Oggi cosa andiamo a fare? Andiamo a farvi vedere una, come si chiama? Un Università, un campus. campus universitario coreano che pare che sia molto faico, molto faico, meglio delle scuole tue che fai tu. Qual è che hai Io fatto? non sono d'accordo, però infatti lo costringerò a farvi vedere anche il mio campus. Ok, quindi facciamo vedere quanto non sono barboni i coreani, perché hanno dei campus fighissimi. Molto Seguiteci. belli. Questa, ragazzi, è l'entrata e dovete sapere che questa è Principale. l'università delle donne. Quindi qua, spessissimo, in questa zona qua, ci sono i fidanzati che aspettano, che non possono entrare perché è solo per donne questa università, e Posso aspettano coi fiori in mano. correggere? Correggi. Allora, l'undergrad, cioè la triennale italiana, è solo donne, però il master in realtà è Ah, il anche per master è per maschi, quindi ci tutti. sono anche femminelli qui. Però c'è una toglia che qua ci sono i fidanzati che aspettano quei mazzi di fiori che sono bellissimi. A te è mai Sì. capitato? No. Perché mi fai queste Perché domande? tu vai alla Io ora Yonsei. sono triste, però alla Yonsei ci sono bei ragazzi. Perché c'è un dente? Cos'è? Non capisco cosa sia, però fa molto Però è caldo. carino. Ah, quello è il coso che dicono che assomiglia a Harry Potter. Sì, perché le università sono molto sullo stile americano, dei Ah. campus americani, tutte in realtà. Comunque ci sono più turisti che studenti in questa scuola. Così. Questa è la zona clou di questa università. Praticamente questi muri che vedete, in realtà, Rossella. In realtà vedete che si può entrare e uscire. Basta, Rossella. Sono aree con praticamente dentro tipo le librerie, bar, ristoranti, cose Qualche varie. Qualche classe, vabbè. classe. Ok, siamo per entrare in uno di questi muri di vetro. E cosa ci sarà al suo interno? Cosa ci sarà, Rossella? Mostraci. Ci sarà a niente dei tavoli con la gente che studia. Si capisce che è un'università solo per femmine perché hanno un bar che fa solo insalate, quindi le coreane sono sempre a dieta. Ma no, un'università senza maschi, orribile, è un incubo. Qui alla IWA, tra una lezione e l'altra, si può anche andare al cinema. Ora ve lo faccio vedere, che figata! Questo è il cinema, in questo momento stanno facendo Call Me By Your Name, Kegaten Nengseng, che non so quale sia il nome in inglese, beh, comunque insomma, è in cinema. Lei è un po' fuori corso, mi sembra. Ok, usciamo, cioè siamo entrati in un vetro e c'era un cinema dentro, chissà cosa c'è in quest'altro vetro allora? Nasconderà altre cose, altre Cose cose intricanti. intriganti, tipo dei maschi. Magari sì, per ora non ne abbiamo incontrato nemmeno uno. È vero, Guarda, sono sono tutte tutte femmine. Sono tutte femmine. femmine, incredibile. È ufficiale, gli unici maschi sono quelli che lavorano qua al mini market. Beh, chiamali scemi, voglio dire, sono tutte fighe qua. Qui c'è il fioraio per i fidanzati, insomma, delle Marco, è persone. E qui c'è tutto una tuo. in ritardo per la lezione. Corri. Qui, nell'altro, insomma, palazzo specchiato, c'è il fitness center, quindi c'è la palestra. Che parrebbe molto figa, ma dubito che io possa entrarci. Però, insomma, sappiate che c'è anche la palestra. Questa è la famosissima scalinata della Hiwa University. Vedete che ficata con le siepine. Bella! Stiamo salendo le scalinate. Belle, vero? Rossella è sempre felice quando scale Io le lo odio, cose. io non ci Quando vengo più. scale le cose. Ma tu lo fai apposta a portarmi Rossella, appresso quando dobbiamo fare le. io ti faccio allenare, Rossella. Fa Allenare. caldo. Cioè, ma si fa lezione qui dentro, mi stai dicendo? Sì, Ma guarda, che appena figa! uscita Lei è appena ero. uscita, patatina! Ciao, è felice, vedi? Se studi in building così belli, sei felice! Ma che bello, quanti alberi, quanta natura in questo Una campus! storia Quante d'amore. storie d'amore ci potrebbero essere, dice Se ci Rossella. fossero Ah, maschi. se ci fossero maschi, beh certo!
E invece no, destinate a essere zitelle tutte qua dentro. Io vi giuro, cioè, se mi spuntasse Silente così da un momento all'altro non mi sorprenderei. La zona picnic anche, la zona picnic. Ma allora? Dai, non può essere meglio la Yonsei, questa è la zona picnic. La mia è più grande. La mia è più grande. Voi non avete capito la figata. Se andate sul sito della EWA e cercate la reading room, vi dice quante sedie, quanti posti ci sono disponibili in ogni camera. Cioè nella PC room, reading room. Cioè, ma quanto è figo. Dai Rossella, questo non ce l'avete voi. Sono convinta che ci sia. Niente, in questo campus c'è anche un museo. Cioè, vabbè, troppo faico. Rossella, ce l'avete un museo alla Yonsei? Sicuramente, dice, io non ci credo neanche. Belli questi violettini. Secondo me vince la Iwa rispetto a quella di Rossella, che è convinta di vincere. Ma sei a 100 metri, mi senti? Beh, riga, niente, a quanto pare qui ci sta anche una reading room, quindi per studiare, per fare cose, che è super tecnologica, perché praticamente c'è un tabellone fuori che ti dice i posti che sono disponibili. E no, ed è molto figa. Siccome non ci fanno entrare perché giustamente non siamo studenti, vi lascio le immagini, guardate qui che bello, deve essere proprio fico. Emozionante, non lo so, non la sto vedendo, ma voi in questo momento sì, quindi emozionatevi con noi. Passando a questo campo, è bellissimo, non ci vedo perché sono abbagliato dal sole, ma è una figata. Ma tu continui a dire che la Yonsei è più bella, però. Sì. E allora andiamo a vederla dopo. Sì, stiamo andando nella direzione giusta. Sono attaccati i campus. Andiamo a vedere il campus della Yonsei e poi voi, quando i commenti, ci dite se è più bella la Iwa che è questa o la Yonsei che è quella che verrà. Io non vedo niente, ragazzi, morirò. Io giuro che scoprirò che cos'è questa cosa. Giuro che lo scoprirò. Eccoci arrivati alla Yonsei University. Beh, intanto la Yonsei sta già vincendo perché c'ha Angel Dio Coffee qui dentro, che insomma sono un pochino esosi qua la Yonsei, che dici? Questi sono gli ultimi dormitori che hanno costruito, penso hanno finito quest'anno. E sono i dormitori solo per gli studenti di medicina. Ok, quindi tutti i medici sono qua. Non so se vedete, ma questo è l'interno dei dormitori e sembra molto lussuoso, ragazzi, col marmo e la miseria. Rossella dice che questi sono annunci di cellulari, che vendono i cellulari agli stranieri. Sì, un iPhone 7 costa 1.060.000 won per 256, ah miseria. Ho chiesto a Rossella di portarmi da Angel Dio Coffee. Grazie, sembra un po' una bestemmia, Dio Coffee. Beh Rossella, partiamo male, questo è il building degli stranieri e non mi sembra bello come quello della Iwa. Aspetta, aspetta di venire nel aspetta, cioè la Iwa era tutto Harry Potter, questo che è sta roba, dai. Guarda, tu sta perdendo. Dovete sapere che la Yonsei è razzista. Quindi questa zona che è sulla montagna è la zona per gli stranieri, che è separata dalla zona dei coreani. Ora vi faccio vedere come quindi sono belli. C'è tipo il ghetto degli stranieri. Esatto, questo è il ghetto degli stranieri. Questa è la zona picnic, ragazzi, della Yonsei, che mi sembra effettivamente più grande rispetto alla EWA, ma non cantiamo vittoria per adesso. Ok, siamo d'accordo che la zona picnic è più grande, però è molto più rozza, Rossella, dai, quella della EWA è di classe. Cos'è un tronco d'albero questo? Non è un tavolo, ma che... No, smettila, no, dai, vince la EWA per i picnic, dai. Io ho una reputazione. Per la musica vince la Yonsei. La musica romantica per le coppie. Il concept della Yonsei è chiaramente l'edera. È infatti uno dei posti preferiti per farsi le foto per Instagram, a quanto pare. Comunque molto bello. Dal video non rende, ragazzi, ma tutta quest'edera è molto molto faica. Guardate che meraviglia questo campus. Dai, è bello anche questo effettivamente. Brava Rossella. Un altro punto in più alla Yonsei sono le coppie, che giustamente qua si possono creare perché non è solamente per donne. Rossella, parlaci delle tue esperienze amorose al college coreano. Allora, sono state fuori dal college, ok? Ma no! Perché io stavo nella zona dei uigurini. Degli stranieri? Come facevi? Sono un po' razzista. Non va bene. Se sei straniero non vai bene per Rossella. Che poi straniero cosa vuol dire? Di che paese? Cioè straniero? Tutti i paesi. Tutti i paesi. Quindi nessuno va bene per te. Gli svizzeri potevano andare, però. Gli svizzeri? Sei razzista con tutti tranne con gli svizzeri. Tranne i vichinghi. Ah, tipo Thor. Esatto, quelli vanno bene. Questo building che cos'è? Che è molto lussuoso, molto anche... La mensa. Raccontami di che periodo storico è questo building. Sarà del primo 800. Del 1800. E in
stile barocco, no, gotico, scusami. Stile gotico. Vedere le finestre a B. Quelle proprio votiche. Qui ci sono due mense, giusto, Rossella? Quella asiatica, occidentale. Quindi a seconda dei vostri gusti potete scegliere giapponese, cinese, coreano. Tu che sei razzista, quale sceglieresti? Io di solito mangiavo il coreano. Ok. Questo è il settore asiatico, diviso giustamente per coreano, giapponese, cinese e western in generale. Western. Usciti dalla mensa avete la biblioteca, centrale. Anche questa è veramente, quella centrale, infatti è gigantissima. Che tentiamo di entrare in biblioteca, ma dubito che un non studente possa entrare. Ma tu sei studentessa? Beh, si deve entrare facendo il bip bip con la carta. Ok, Rossella è entrata in missione dentro per farvi vedere la biblioteca, ma un minimo farà tutti i video in verticale. Quanto ci fate? Vabbè. E infatti Rossella ha fatto i video in verticale. Comunque parrebbe che questa biblioteca sia molto 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 figa. Peccato che Rossella ha deciso di mostrarci solamente un corridoio, quindi godetevi questo corridoio. Ragazzi, qui c'è la palestra, che tra l'altro ha anche quella zona lì che è tutta specchiata. C'è il team di basket? Ragazzi, c'è il team di basket qua. Rossella, è il tuo stile o no? Ma sono bassi. Come sono bassi? È il team di basket. Questa è la zona che appunto vi dicevo che dà all'aperto della palestra. Si può vedere gente che corre, non so se voi la vedete, ma soprattutto gente che fa danza classica. Non si vede una cippa, ragazzi, però posso garantirvi che, eccola, lei sta facendo danza classica. Alla Yonsei c'è tipo una statua che sembra la navicella spaziale, quella lì. Avete presente quella di Dragon Ball in cui scendevano i Saiyan? Ecco, quella lì. E poi delle panchine per fare i date con la vostra fidanzata. Non si capisce perché, ma qui ci stanno una valanga di bambini. Cosa che c'è? C'è un evento di Bongeman. Tu lo sai cos'è Bongeman? No. Bongeman è tipo il supereroe coreano, quello della tempesta. Bong è tipo il fulmine, la saetta. E quindi ci sarà lui che incontra i bambini, no? Quindi, cazzo, bello! Comunque, quello che cos'è? Teatro. Cioè, devo dire che proprio alla Yonsei fanno spettacoli al teatro veramente di una certa cultura, eh? Allora. Fanno lo spettacolo di Bongeman, dell'uomo tempesta, cioè. E tu che ti vanti del teatro della Yonsei? Alla Ide non fanno manco lo spettacolo perché è troppo piccolo. Direi che per il cinema e per il teatro vince la EWA tutta la vita. Non l'abbiamo nemmeno visto. Qui non il teatro c'è. Ma non c'è il cinema. Non c'è il cinema qua, ragazzi. Che è una grave perdita. Perché tra una lezione e l'altra vuoi andare al cinema. Quindi, guarda quanto è per quello. No, vince la EWA. Però qui hanno un teatro in cui fanno prestigiosi spettacoli quale l'uomo tempesta per i bambini. Complimenti, Rossella, complimenti. Grazie, sono molto fiera della mia università. Questo è tutto per questo video, spero che vi sia piaciuto, spero che abbiate visto un po' come sono fatte le università qua in Corea del Sud. Sono molto stile americano, no, Rossella? Sì. Anche Hogwarts. Ogni tanto. O Edera. E secondo me, non lo so, diciamo che sono diverse la EWA e la Yonsei, però per il cinema io andrei alla EWA, perché io il cinema ci voglio andare, capito? Metti che sto facendo lezione di scienze artificiali delle balene, poi mi finisce la lezione e voglio andare a vedere un film, vado qui, vado a vedere Bongeman. Per te vince la Yonsei, giustamente, perché sei di parte. Fateci sapere qua sotto quale università vince secondo voi e noi ci vediamo nel prossimo video. Potete seguirmi su Instagram e Facebook, c'è anche l'Instagram di Rossella qua in descrizione. Per offrirmi un caffè c'è il link anche di Coffee qua in descrizione, quante robe qua in descrizione. E ci vediamo, non so quando c'era sto video, il prossimo, dai. Pizza carbonara? Yonsei. No, Yonsei! Pum 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 p